Venerdì 8 settembre 2021, buongiorno a tutti voi da Manuel Manconi e da tutto lo staff di Forza Lazio Web TV. Partiamo con la nostra consueta sigla. Cari amici, bentrovati, buongiorno a tutti voi. Devo fare alcune piccole specifiche. Prima di partire con questo, però, ragazzi, vi invito come di consueto a seguirci su tutti i nostri social, iscrivetevi, supportateci se potete, condividete i nostri contenuti, invitate i vostri amici perché la nostra community pian piano si sta allargando e questo è davvero. È una grande soddisfazione per noi, stiamo diventando davvero sempre più una famiglia allargata. Vi mando un abbraccio in primis, comincio così questa giornata per ancora una volta per l'apprezzamento che state dimostrando per quello che è il nostro lavoro. Prima di parlare nello specifico di un calciatore della Lazio, del quale mi giungono ottime, informazioni. Ci tenevo, ieri ho avuto uno scambio di opinioni con un amico telespettatore nei commenti del video di ieri mattina, non legato prettamente al contenuto del video, ma il suo erano degli appunti relativi al mio modo di pormi la mattina in questi video, nella sigla troppo lunga del nostro canale, delle nostre trasmissioni, insomma. Questo è insomma gli appunti principali che l'amico, e sottolineo l'amico telespettatore, ora non ricordo il nome, porca miseria, insomma aveva appuntato al sottoscritto perché in quel caso il video lo avevo fatto io. Allora io parto da un presupposto, poi si commette spesso l'errore. Quello di dare un tono a ciò che uno scrive, a ciò che un altro scrive, quindi un'interpretazione modificata dal tuo stato d'animo, in poche parole, quindi assolutamente non vera, a ciò che uno legge, che ciò che uno legge. I consigli sono sempre ben accetti, sono tutti spunti che uno prende, chiaramente. Poi quello che è importante è il modo di porsi quando ci si confronta. Sapete tutti qual è ormai lo stile di Forza Lazio Web TV. Poi, in merito alla forma di questo particolare format che è Buongiorno Laziali, io lo dico sempre che questo è un video della mattina che ha lo scopo di darci il buongiorno, di scambiare delle opinioni nei commenti, una chiacchierata e quant'altro. Quando sto andando a lavorare, quindi è normale che se la macchina, come magari può accadere in questo momento, prende una buca, il video balla. È normale che magari sono distratto dalla guida e potrei avere dei momenti di defiance durante l'esposizione di un concetto. Ecco, ci tenevo solo a dire che questo è un format così. Ecco, questo è il format. Non posso qualitativamente migliorare un format mentre sto guidando. Devo stare con due mani sul volante. Chiaramente ogni tanto posso dare un'occhiata allo smartphone verso di voi, però chiaramente questo è il format. Questo format, Buongiorno Laziali, è solamente, lo ribadisco, un pretesto per darci il buongiorno, e argomentare come piace tanto fare a noi. Basta, mi fermo qua, scusate perché è stato un preambolo molto lungo, ma credo fosse necessario. Allora, l'ho detto nell'intro del video, oggi voglio dedicare esclusivamente questo video ad un calciatore della Lazio, Danilo Cataldi, perché ho la netta sensazione che Danilo Cataldi stia ripercorrendo, in senso positivo, stia ripercorrendo ciò che è accaduto 2 anni fa, nel periodo di Inzaghi, nel periodo magico in cui la Lazio volava, che ha vinto Ariadne la Supercoppa italiana, in cui non lo so, ho questa sensazione che Danilo Cataldi stia ripercorrendo quella fase, con la differenza assolutamente non trascurabile che ha 2 anni in più di maturazione. Ormai Danilo Cataldi è un giocatore fatto, ora non ricordo quanti anni abbia, 27, 28, non ricordo adesso.
però è un giocatore fatto, finito, questo è. Però c'ha più esperienza, ha 2 anni in più di esperienza Danilo Cataldi, quindi può essere, no, può essere, deve assolutamente dare e quel qualcosa in più, e sembra che lo stia dando. Perché dico questo? Se ricordate 2 anni fa, Cataldi in molte circostanze giocava al posto di Leiva. Faceva i suoi golletti, i suoi assist. Ricordo Genoa, adesso per esempio vado a memoria il gol di Genoa, Riyad, il gol che chiuse definitivamente il match contro la Juventus. Insomma, si stava trovando il suo spazio e ha avverto la netta sensazione che si stia ripercorrendo lo stesso identico percorso anche con Mister Sarri. Dico questo perché mi giungono informazioni da Formello, secondo le quali proprio in questi giorni Sarri sta assolutamente provando Danilo Cataldi nel ruolo di possibile, e sottolineo possibile, giocatore davanti la difesa. Allora, andiamo un attimino ad analizzare quel ruolo nelle precedenti squadre di Sarri, chi lo ricopriva. Mi viene in mente ad esempio Jorginho. Mi viene in mente Jorginho, mi viene in mente. Ma no, credo che Jorginho sia proprio il giocatore classico, quindi giocatore che soprattutto ha doti di costruttore e poi anche di interditore, diciamo un 70-30, 70 caratteristiche di costruzione gioco, 30 interdizione. Ecco, Cataldi come caratteristiche per me viaggia sull'85-15, quindi. Chiaramente questo include il fatto che, per quello che è il mio modo di leggere il calcio di Sarri, Cataldi deve lavorare molto, ma anche lo stesso Cataldi in una dichiarazione di recente lo ha detto, deve lavorare molto e crescere nel discorso dell'interdizione, della rottura, nell'interruzione delle linee di passaggio avversarie, ma ci vuole tempo. Piano piano, e soprattutto ripeto sempre la parola d'ordine di quest'anno, pazienza. Però Cataldi là ci può giocare. Tant'è vero che ha scavalcato immediatamente nelle graduatorie di Sarri Escalante nel ruolo di vice Leiva, e adesso sta insidiando in maniera seria anche Leiva nel ruolo di titolare, ad esempio. Quindi Cataldi è assolutamente in ascesa e spero per lui che possa sfruttare questa situazione. Cataldi, confrontando Leiva e Cataldi, chiaramente ci sono i pro e i contro, no? Per esempio, c'è chi è della linea che, giocando già con Milinkovic e con Luis Alberto, ti serve assolutamente alle sue spalle un calciatore in grado di fare interdizione, perché altrimenti sarebbe una Lazio davvero troppo, troppo, troppo sbilanciata in avanti, poco equilibrata, ecco il termine giusto è poco equilibrata. Io dico invece, ma secondo me lo pensa anche Sarri, ma parlo per me, io dico invece che un Cataldi là ci può stare comunque, perché hai un Milinkovic che ha attitudini anche di copertura, ce l'ha, e quindi secondo me è proprio quell'equilibrio che la presenza di Cataldi potrebbe, parlo di interdizione, non darti, lo vai a compensare magari chiedendo a Milinkovic di fare un po' più attenzione, ancora più attenzione alla fase di interdizione, quindi difensiva di copertura. Ad esempio, cioè faccio un esempio rapidissimo: se mi gioca Leiva, Milinkovic può, come è accaduto ad esempio nel derby, anche a Bologna, Lazio ci ha provato. Può prendersi delle libertà di inserimento, di alzarsi, magari portarsi anche nel ruolo di punta a fianco a Immobile, cosa che nella Roma, ragazzi, guardate il primo gol, è accaduto in maniera netta, nettissima. Se gioca Cataldi, Milinkovic quel tipo di cosa non se la può permettere, perché altrimenti sarebbe una Lazio altamente squilibrata e poco assolutamente assestata tatticamente, misurando la fase difensiva contrapposta alla fase offensiva. Questa è una lettura, secondo me, sulla quale dobbiamo porre la nostra attenzione, fare le nostre riflessioni, perché vi ripeto che ho indicazioni secondo le quali Cataldi, magari non con l'Inter, perché è una partita che, per ovvie ragioni, che potrebbe costringerti a una fase molto impegnativa in ottica difensiva, però
però magari attenzione perché ci dobbiamo abituare a vedere un Cataldi più presente, partire titolare più volte. E ripeto, perché quel ruolo davanti la difesa nel Napoli, nelle squadre comunque allenate da Sarri, è stato sempre occupato da giocatori qualitativamente dotati in fase di costruzione di gioco. Leiva, che comincia a perdere colpi per quanto mi riguarda anche nell'interdizione, perché ragazzi comunque l'età comincia a farsi sentire anche per lui, Leiva è maggiormente interditore, Leiva è un 70-30 al contrario, 70% di rottura, 30% di costruzione. Ecco, dobbiamo un attimino, secondo me, valutare, questo è lo spunto col quale oggi vi lascio, questa situazione. Leiva comincia a guadagnare posizioni nella graduatoria di Sarri, e, scusatemi, Cataldi, e quindi prepariamoci, per quanto mi riguarda, azzardo questa cosa, che nelle prossime partite ci capiterà spesso di vedere un Cataldi titolare. Con questa, ragazzi, io mi fermo qui, auguro a tutti voi una buona giornata, vi mando un caro abbraccio e sempre all'insegna di Forza Lazio Web TV. Ciao ragazzi!